Prego i presenti di prendere posto perché lasciamo agli altri che arrivano di mettersi in coda poi. Un saluto e un ringraziamento a tutti voi che partecipate da parte mia come Presidente del Forum Agenda 21 Intercomunale Triggiano Capurso Cellammare, che vi ricordo ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini alla partecipazione alla vita politica dei territori interessati. Noi stasera dovevamo avere la presenza di alcuni amministratori che evidentemente sono rimasti intimoriti così mi è stato riferito e così vi dico, dallo striscione che era stato posto all'ingresso della scuola e dal colloquio avuto con i dirigenti scolastici. Per cui l'amministrazione è assente, sia nella parte politica che nella parte dirigenziale, perché chi ha fatto i sopralluoghi sono stati il vice sindaco attuale, assessore all'urbanistica, e il responsabile del procedimento, dottor Vignataro. Quindi vi dovete confrontare solo con noi, non possiamo aprire un dialogo se non fra noi e voi. Quindi siamo aperti alle domande e cercheremo di rispondere a quelle che sono le vostre perplessità. Diamo la parola al Presidente del Comitato che ci illustra brevemente come si è costituito e quali sono gli scopi. Il microfono, grazie. Il dottor Giovanni Tangorra, grazie. Buonasera a tutti, dicevo, sono Gianni Tangorra. Sono il presidente del Comitato Ambiente e Salute che abbiamo costituito di recente. Questo comitato, diciamo, nasce con l'obiettivo di coinvolgere quanto più gente possibile in quelle che possono essere delle decisioni che purtroppo vengono prese giorno per giorno sulla nostra testa. E quindi creare un comitato può servire ai singoli cittadini per avere una maggiore visibilità e poter quantomeno interloquire con chi dovrebbe tutelare anche i nostri interessi, in maniera anche preventiva, per evitare che possano succedere, come in questo caso, che si decida di fare un centro di raccolta che con varie motivazioni, magari può avere avuto anche dei validi elementi oggettivi di scelta, però che comunque alla fine non ha coinvolto in nessun modo i cittadini. Quindi creare questo gruppo che può servire per avere una maggior visibilità con quelli che possono essere, diciamo, cioè per avere appunto per porsi come un interlocutore nei confronti di queste istituzioni. Questo comitato che abbiamo costituito non riguarda solo Triggiano, perché il nome stesso, Comitato Ambiente e Salute, con la E con l'accento, serve proprio a sensibilizzare e a indicare che in fondo dove viviamo dobbiamo cercare di tutelarci nel migliore dei modi l'ambiente, perché poi ci accorgiamo che qualcosa ci fa male. E poi dobbiamo andare pure a curarci per malattie provocate da altre situazioni strane. Quindi, che dire? L'ho detto, è un comitato sovracomunale, si dovrebbe porre con l'obiettivo di essere coinvolto in maniera anche preventiva nelle varie decisioni di carattere che possono coinvolgere, diciamo, o interessare aspetti di carattere ambientale. E nient'altro, che altro potrei dire? Quindi è chiaro che quel nostro interesse come comitato è quello di avere una maggior partecipazione possibile, per cui in effetti noi abbiamo creato anche dei moduli di raccolta, non di adesioni, ma anche di lasciare una mail per poter creare una mailing list, per poter informare, diciamo, chi può essere interessato, chi è più sensibile a certe problematiche ed essere coinvolto in quelle che possono essere le attività che vengono fatte da noi, insomma, che l'ho detto, sono attività volontarie, senza fini di lucro, mirate a sensibilizzare chi ci governa
non valutare soltanto i costi economici in termini di soldi, ma anche di quello che è l'impatto ambientale che può avere un'opera. Cioè fare un'opera, per esempio, del centro rifiuti, che ha una validità di 3 anni, spendere 600.000 euro per 3 anni, cioè non so se vale economicamente, ma allo stesso tempo poi il ripristino di quell'area avrà ulteriori costi. Quindi valutare a 360 gradi il costo di una qualsiasi opera, anche che, e soprattutto per quelli che sono i costi dell'impatto ambientale. Grazie. Ringrazio il Presidente, e tocca a me fare la doppia veste, un po' di tutti i ruoli, perché avrebbe dovuto farli il RUP o l'amministrazione. Vi riassumo un po' quello che è la situazione a cui siamo arrivati. Sostanzialmente quello che stanno realizzando adesso è il primo lotto di un piano urbanistico esecutivo approvato a seguito di una conferenza di servizi del 2014 con due delibere, una di adozione del piano progetto del sempre 2014, novembre 2014, e poi quella definitiva di approvazione del 14/4/2015. Dopodiché è stato presentato un progetto esecutivo al responsabile del procedimento, quindi solo al responsabile del procedimento, che ha rilasciato il parere approvandolo a febbraio di quest'anno, 2016. E di questo lotto numero 1 attualmente è stato presentato e approvato una variante denominata Ricci Park, che poi vedremo in cosa consiste. Perché sia chiaro un po' quello che è successo nel frattempo, fra l'ultima volta che ci siamo visti, quando avete visto le immagini scorrere, quello che stiamo per illustrarvi stasera, passo la parola ad Anna Maria Panarare. Buonasera. Dunque, ci siamo lasciati esattamente un mese fa. La prima assemblea pubblica si è tenuta sempre in questo luogo, in cui sono emerse varie perplessità, come testé già detto. Per questo, insieme al Forum Agenda 21, al Comitato e alla Scuola ITES, si è inoltrata una richiesta di accesso agli atti, a cui ha risposto il RUP, dottor Domenico Pignataro, attraverso una missiva che vi leggo. Facendo seguito alla richiesta, in allegato alla presente, si trasmettono in copia i seguenti documenti. Delibera di giunta comunale numero 47, 21 giugno 13, verbale della riunione della task force del 5-12-13 con relazione tecnica e del 10-9-14 in merito alla scelta da parte del gruppo di lavoro dell'area da utilizzare per la realizzazione del CCR. Inoltre verbale di verifica del progetto. Con riferimento alla individuazione del sito per l'espletamento del servizio di centro raccolta, si precisa che nella delibera comunale, già citata, numero 52 del novembre 14, di adozione del progetto, al punto 6 del deliberato è espressamente sancito che, alla scadenza contrattuale, la destinazione urbanistica del centro comunale di raccolta dovrà essere ripristinata e riassumerà l'identificativo zona F, cioè quella destinazione che prima aveva questo luogo. Per zona F si intende zona adibita ad attrezzature di interesse urbano e attrezzature sportive. E altresì, al punto 7, l'uso dell'area al fine della installazione del CCR è sottoposto a specifica autorizzazione comunale legata al contratto di servizio in corso e che tale autorizzazione decadrà con la cessazione di detto contratto, con conseguente obbligo per la ditta appaltatrice di ripristinare
lo status quo ante dell'area adibita a CCR. Allora, giusto per chiarire quelli che sono gli aspetti, vedete, la destinazione urbanistica della zona è stata cambiata lì dove c'è il contorno rosso, questi sono atti progettuali. La zona con i pallini e non contornata è rimasta zona impianti sportivi, la zona contornata invece è zona F sempre, ma di attrezzature tecniche. E chiaramente vedete che non tutta la zona è interessata dalla zona F, perché c'è quella parte circolare dove c'è la viabilità. Non so se sono stato chiaro. Il CCR è quello contornato in verde ed è il centro di raccolta differenziata. Stiamo parlando sempre di una lottizzazione in zona F da parte di un soggetto privato. Vai, scusa. E continuando, in merito al parere igienico-sanitario, si evidenzia che lo stesso è stato acquisito nell'ambito della conferenza di servizi, indetta in seduta pubblica il 17 aprile del 2014, alla quale sono stati convocati gli enti terzi ANAS, Enel, Ferrovie Sud-Est, Provincia, Servizio Territorio Ambiente, ASL, Vigili del Fuoco e le scuole superiori LITES e Liceo Scientifico, anzi i licei Cartesio. Oltre ovviamente al Servizio Tecnico Comunale ed Ambientale, quali gli organi appunto propri del comune stesso e che hanno partecipato a tale conferenza di servizi. E qui vi invito, io mi auguro che sia solo un momento di confusione, perché noi ne abbiamo trovati tanti negli atti, momenti di confusione. Uno è questo, da parte di un dirigente che dovrebbe garantirci la salute e sicurezza ambientale e della salute. Scusate, beh, io non ero molto preparato sull'argomento. Un centro comunale di raccolta con questa dimensione, con queste dimensioni di cassoni, ovviamente preoccupa perché diventa una struttura che ha ben altro scopo, va bene? E noi ne abbiamo autorizzati, io personalmente ho autorizzato quello di Capurso, quello di Ecologica Pugliese Capurso. Sì, sì. E perché aveva tutte le caratteristiche per poterlo fare, perché si trova a 500 metri dall'abitato, perché... Ora, fino ad ora il centro comunale di raccolta è stato ubicato per motivi, per contingenza, perché era l'unico posto disponibile, fino a quando l'amministrazione non avesse trovato una locazione più idonea, era ubicato, è attualmente ubicato all'interno della Lombardia Ecologia, dove quando mi è stata chiesta l'autorizzazione per fare questo centro di raccolta, io ho fatto, nonostante siamo a più di 500 metri dall'abitato, perché là siamo vicino alla Safort, che di per sé è un'industria insalubre, quindi non c'era nessun genere di problemi, perché eravamo siamo in una zona dove c'è già un'altra industria insalubre notevole, anche se adesso devo dire è ben controllata, quindi ha poche emissioni rispetto a quello che aveva in passato, che è la Safort, che tutti conoscete. E quindi abbiamo autorizzato ovviamente con delle prescrizioni, perché alcune tipologie di rifiuti, per quanto non umidi, se prendono acqua poi diventano putrescibili. Esempio tipico, la carta. La carta non si può tenere sotto l'acqua, perché se si tiene un po' in una discarica, in un centro di raccolta sotto l'acqua, la carta, che è un materiale organico perché è fatto dagli alberi, dalle piante, va in putrefazione, puzza, attira le mosche, eccetera, eccetera, eccetera. Se il comune di Trigiano vuol fare un'isola ecologica, qui, isola ecologica, ben venga. Questa cosa qui è un po' forte, io però, purtroppo, scusate, ero impreparato, perché adesso sto vedendo la pianta, adesso, scusami assessore, io non ho partecipato alla conferenza dei servizi, nessuno mi ha detto, mi ha chiesto un parere all'opera esecutiva. Qua, se me lo chiedono, andrò a guardarmi queste leggi che sono scritte qui, nonché la legge regionale.
Allora, avete ascoltato un dirigente che ha firmato un atto di conferenza di servizio e dichiara di non aver nemmeno assistito alla conferenza di servizio. Queste perplessità sono state già evidenziate al soggetto interessato, tant'è che noi abbiamo richiesto formalmente il parere igienico-sanitario e avete visto che il RUP ci ha risposto che il parere sanitario è unico, è quello adottato, cioè sottoscritto in conferenza di servizi. Io sottolineerei un'altra cosa, prima che Anna Maria vada avanti. Evidentemente in sede di conferenza di servizi un po' di persone o dormivano o non hanno capito bene quello che stavano facendo, perché abbiamo sentito l'altra volta il vicario della scuola che ha detto che non ha preso visione di nessun elaborato. E vi dico poi peraltro qual è la richiesta che abbiamo visto agli atti della conferenza di servizi fatta dalla provincia di Bari, Servizio Ambiente, che subordina il parere di competenza all'acquisizione della seguente documentazione. Relazione tecnica generale a firma di tecnico abilitato descrivente l'intervento progettuale. Relazione geologica e idrogeologica, valutazione di capacità di assorbimento dei pozzi, indicazione di eventuali pozzi in zona. Allora, io che sono un tecnico e che so che cosa significa conferenza decisoria, in cui il progetto è quello definitivo, non capisco questi signori che cosa abbiano valutato, visto che manca addirittura la relazione tecnica. Andiamo avanti. E comunque era l'unico soggetto, la provincia, che ha posto delle eccezioni, diciamo, l'unico soggetto, e quelle già nominate. Continuiamo con la delibera di giunta del 21 giugno 13 che individua il gruppo di lavoro così composto. Dirigente del settore, Polizia Municipale, Ambiente, Ingegner Felice Antonio Rubino o suo delegato. Dirigente del settore finanziario, Dottor Luigi Panunzio o suo delegato. Responsabile del servizio igiene urbana, Dottoressa Rosa Maria Mastromarino. Istruttore di vigilanza del settore Polizia Municipale per il servizio ambiente, Dottor Nicola Sassanelli. Geometra dell'ufficio tecnico comunale, Dottoressa Jessica Iole Pavone. Responsabile individuato dalla Lombardi Ecologia. Questa è la task force, insomma, il gruppo di lavoro precostituito che avrebbe dei compiti ardui: procedere a disciplinare le varie problematiche al fine di dare degli indirizzi comuni di operatività, effettuare delle proposte in ordine alle modalità di svolgimento del servizio, proporre sulla base delle condizioni contrattuali proposte migliorative del servizio. È assolutamente una forza ardua, un compito che non ha, insomma, confronti. E comunque, ovviamente bisogna tenere presente che siamo di fronte a un appalto di servizi di igiene pubblica. Per la prima volta affronta il problema della tematica della raccolta differenziata, quindi i problemi sono tanti e questa task force è stata costituita proprio perché potesse valutare quello che era l'operato dell'impresa. Sì, sottintendono delle competenze specifiche e comunque anche trasversali, e sottintende anche un impatto sociale inimmaginabile per tutta la collettività. Allora, questo gruppo è quello che poi esprime uno di quelli che sono i pareri riportati sempre nelle delibere. Che cosa dice in una riunione del dicembre 2013? Alla presenza del dottor Pignataro, dell'ingegner Gadaleta, tecnico della Lombardi, la dottoressa Mastromarino, l'amministratore delegato della Lombardi, dottor Lombardi, il signor Raimondi, che non so chi sia, l'ingegner,
l'ingegner Rubino e l'assessore Procaccio. In questa seduta si affronta la tematica del centro di raccolta e l'ingegner Rubino ritiene che l'unica area fruibile è quella indicata al punto 2 della nota di risposta. Allora, la premessa a questo qual è? La ditta Lombardi sottopone all'amministrazione quattro aree e qui ne viene scelta una. A noi quel che interessa è capire perché è stata scelta quest'area. E l'area che è quella che sta alle nostre spalle. Quindi si dice che si è scelta l'area al punto 2 nelle vicinanze dell'ITC sulla Complanare. E a questo punto l'ingegner Gadaleta propone di utilizzare l'area anche come area di interscambio e parcheggio non custodito per gli autobus per i ragazzi. Relativamente invece alle altre aree, si ritiene che la quarta è piccola, la terza è adiacente al cimitero, la prima è esclusa perché è territorio di Capurso. L'ingegner Rubino analizza la proposta dal punto di vista tecnico, dando indicazioni di massima all'ingegner Gadaleta sullo sviluppo dell'intera area e dando altresì un'approvazione di massimo salvo approfondimento del caso. Il dottor Pignataro prende atto della proposta migliorativa presentata dalla ditta e richiede la presentazione di un progetto in tal senso, che il dottor Lombardi si impegna a presentare come proposta progettuale entro il 31/12/13. Si dice anche relativamente ad entrambe le aree. Quali entrambe sì, le aree? Entrambe le aree sono quelle del CCR e quelle della zona interscambio parcheggi. I due lotti. Non specificato, si però sono i due lotti. Sì. Allora, a questo punto abbiamo detto che questa è la base di partenza per le delibere consigliari. Ma evidentemente qualcosa non era chiaro, tant'è che è stata chiesta e poi avuta una relazione da parte dell'ufficio tecnico, quindi attenzione, non un parere, ma una relazione in merito per chiarire qual era la situazione. Relazione che l'ingegner Rubino, con responsabile del procedimento geometra innamorato, fa in data 10/9/2014. E che cosa dice sostanzialmente questa relazione? Preme puntualizzare il fatto che c'è una variante di destinazione urbanistica, non ve la leggo, ve la riassumo. Quindi la zona a servizi per attrezzatura sportiva diventa zona a servizi per attrezzature tecniche e stiamo parlando di quella contornata in rosso con le palline. Sia chiaro questo discorso? Invece per quanto riguarda quella dove stanno la viabilità è quella che viene destinata a parcheggio interscambio. C'è poi un'immagine, vediamo la prima forse precedente. No, precedi. Qui siamo già al Ricci Park. Va bene. Vai ancora, vediamo. Forse non ce l'abbiamo più. Allora, questa qui, questo è il lotto 2 e invece quello che vedete con le misure sono la viabilità per la sosta del bus, la parte della viabilità pedonale che va poi a confluire nella zona fra la scuola e lo IACP. Lì, dopo l'elettrodotto che vedete disegnato con il quadratino, c'è l'area parcheggio interscambio. Questo è quello che viene detto sostanzialmente in questa relazione, quindi non un parere favorevole o meno a questo piano, ma solo una relazione tecnica, e tant'è che poi in conclusione dice che trattandosi di una modifica funzionale da realizzarsi per rendere ammissibile la realizzazione di un sito da un servizio a scadenza, la zona potrà alla sua scadenza contrattuale mantenere la sua nuova destinazione prevedendo mediante esproprio il suo utilizzo a centro di raccolta anche per il futuro,
Quindi è già un'ipotesi che è stata lanciata. O variare nuovamente la sua specifica destinazione in quella prevista dall'attuale strumento urbanistico. In ogni caso, il suo utilizzo non conforme all'attuale nuova destinazione d'uso dovrà ottenere preventivamente la necessaria autorizzazione comunale. E diciamo che quell'iter è stato seguito con le due delibere di consiglio. Invece, per quanto riguarda la zona che risulta attualmente destinata a sede, sarà attrezzata dal progetto presentato a parcheggio, così come dichiarato, e sarà utilizzata per questo nuovo utilizzo fino alla realizzazione della prevista viabilità. Quindi qui c'è già un'ipotesi che il centro di raccolta rimanga tale e possa essere espropriato dall'amministrazione. Cosa che però nelle delibere del Consiglio Comunale nel 2014 non si prevede, perché si prevede alla scadenza contrattuale l'area venga ripristinata. Noi che cosa avevamo chiesto? Avevamo chiesto l'atto unilaterale d'obbligo, visto che non c'è una convenzione, ma un atto unilaterale d'obbligo in cui l'impresa si impegnava formalmente a ripristinare lo stato ante precedente e a bonificare il sito alla scadenza contrattuale. La risposta che abbiamo avuto vi è stata letta e fa riferimento soltanto alle carte che sono già scritte in delibera. Noi abbiamo anche evidenziato un'altra cosa che poi qualche amministratore, qualche consigliere presente potrà confermarci o meno. Quando si fa una delibera, normalmente le delibere successive superano quelle precedenti, tant'è che tendenzialmente, tecnicamente, si riporta quasi integralmente la precedente, integrandola per le cose che vengono poi ulteriormente modificate. Bene, l'ultima delibera, quella del 2015 di Consiglio Comunale, guarda caso scompare il fatto che l'area debba essere ripristinata allo stato precedente. Questa è la situazione attuale, diciamo fino a qualche mese fa, anzi un mese fa, perché un mese fa c'è un'altra variante alla variante urbanistica che viene chiamata Ricci Park per, come che la chiamo, compensazione ambientale. E di questo ci parla Pasquale Manchisi. Vabbè, buonasera, giustifico la risata perché per quello che vi dirò, insomma, più che ridere si ride per il nervosismo di come stiamo procedendo. Allora, come diceva la signora Panarale, da parte nostra, con il fatto stesso che noi abbiamo fatto queste assemblee, abbiamo sensibilizzato un po' le persone, chiaramente come si è potuto vedere dai filmati, lo stesso dottor Crocitto ha fatto delle ammissioni che sono, per quanto mi riguarda, un parere personale, sono gravi, ammissioni che ha smentito, io aggiungerei l'aggettivo, spudoratamente, perché in occasione di riunione, chiamiamola tecnica, che abbiamo avuto con una parte del comitato nella sede della sala consiliare del comune, alla quale partecipavano il sindaco De Nicolò, il signor Pignataro, il signor Crocitto, poi c'erano altri due ingegneri della Lombardi, e in quell'occasione il signor Pignataro si è profuso a piene parole nello sponsorizzare questo centro di raccolta, perché lui ritiene che tutta la documentazione, gli atti, sia corretta e che tutto quello che stava da espletare sia stato fatto nella maniera migliore possibile. Noi in quell'occasione, anche diciamo un po' con toni accaldati, abbiamo cercato di far capire che l'aspetto più che tecnico era politico, nella inopportunità di scegliere un sito come questo, perché
non era possibile poterlo fare senza oltretutto interessare le persone. E quindi, diciamo, allo stato dei fatti, nell'occasione il dottor Crocitto, io gli ho espresso proprio personalmente che insomma, la figura che aveva fatto non era delle migliori. E vabbè, io non mi sto a dilungare tutto quello che è stato detto da parte del sindaco, ce l'avevo a fianco, abbiamo scambiato più di qualche parola insieme, insomma era inascoltabile comunque. Ci siamo lasciati così come ci eravamo. Scusi un attimo. Ci siamo lasciati così come ci eravamo trovati. Il dottor Pignataro è rimasto sulle sue posizioni e ha detto che l'iter procedurale continua e che si andrà avanti tranquillamente. In quell'occasione lui ha voluto far presente che proprio perché da parte nostra e da parte della cittadinanza c'era una spinta nel cercare di sistemare questo obbrobrio, noi a dire la verità eravamo già al corrente di questo, perché con una delibera del 28 aprile, una delibera di giunta comunale, la 42 precisamente, veniva approvato quello che è una variante al progetto definitivo. Loro stanno praticamente nella zona che era destinata ai parcheggi, che poi è quella lì che noi vediamo in bianco. Ah, sì, scusate, quella dove sono le forme degli alberi praticamente. Verrà costituito loro lo chiamano, io vi leggo proprio testualmente perché le cose vanno dette per come sono state scritte. C'è un progetto preliminare approvato c'è una variante a questo progetto preliminare approvato dalla conferenza dei servizi, dove si faranno delle opere di sistemazione che favoriscono l'inserimento ambientale e mitighino gli impatti sul territorio. Praticamente viene prevista la realizzazione di una zona che è chiamata Reci Park, e loro questo qua lo chiamano un parco pubblico attrezzato, con aree picnic composte da panchine e tavoli in plastica riciclate. Allora io ve lo voglio ripetere, perché queste veramente sono cose che vanno sottolineate. Un parco pubblico attrezzato con aree picnic composte da panchine e tavoli in plastica riciclate. In più, siccome probabilmente si rendono anche conto loro che questa è una cosa che, cioè, è come se noi scendessimo dalle montagne praticamente, al fine di favorire l'inserimento naturalistico dell'opera, saranno piantumati nell'area 15 pini, in modo che si dia una connotazione e per un punto di aggregazione per la collettività. Allora io poi vorrei vedere loro la prima volta che vanno a fare il picnic lì, anche la seconda, non credo che... un'altra cosa che è nell'ambito di quella riunione che io vi ho citato prima, io ho sollecitato lo stesso signor Pignataro a evitare di fare questa spesa, perché da quello che sta scritto sulle carte il progetto iniziale era per la realizzazione del centro di raccolta era di 595.000 euro, con questa variante si passa a 680.000 euro, cioè praticamente vengono spesi quasi 100.000 euro in più per creare questo parco urbano, come lo chiamano loro. Io ho detto, questi soldi potevate benissimo evitare di spenderli, anzi, proprio nelle adiacenze di questa zona c'è il parco Nassiria che verte in una maniera schifosa, ma non solo quello, ci sono una serie di aree urbane che andrebbero interessate, e questi soldi è un peccato spenderli. Oltretutto io volevo fare un altro inciso, quella che viene realizzata è falsamente detta che è a spese dell'azienda che ha avuto l'appalto, perché poi effettivamente nella redazione del bando di gara lo stesso ente appaltante, quindi il comune nella fattispecie,
ha messo una soglia di aggiudicazione che prevedeva anche la realizzazione del centro raccolta. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che di quei 20 milioni di euro che sono stati stanziati, 595 mila euro erano già soldi nostri per la realizzazione di questo centro raccolta, che va detto a onore del vero, che serve a incrementare la raccolta differenziata. Non è questo progetto non è una cosa che non va fatta, anzi, tutt'altro, questa cosa va fatta. È inopportuno la scelta del sito, perché non può essere fatto nelle vicinanze di una scuola e di palazzi. Oltretutto loro si spendono nel dire che questa sarà, lo stesso Crocitto lo ha ammesso, non ci saranno emanazioni di odori, non ci saranno problemi di sorta, invece non è così, perché se poi si leggono le carte, la stessa piantumazione che verrà messa lì, che vabbè non c'è più, che sarà delimitante lo stesso centro di raccolta, loro dicono viene messo sia a barriera visiva che a barriera olfattiva. E comunque poi per finire quello che mi premeva farvi sapere è che benché loro abbiano scritto e abbiano poi detto anche con una comunicazione che carta canta, che alla fine questo centro di raccolta verrà tolto, non è così, perché non so se forse pochi sono al corrente che è di prossima aggiudicazione un bando di gara che è relativo al cosiddetto Aro 7 Bari. Praticamente la regione ha fatto sì che si dividano i comuni del comprensorio di Bari in diverse aree. La nostra è denominata Aro 7 Bari e comprende i comuni di Trigiano, Capurso, Valenzano, Cellamare, Noicattolo, Rutigliano. No, Casa Massima no. Allora, praticamente il 24 maggio presso la Polizia Municipale di Noicattolo verranno aperte le buste relative alla gara, e solamente la fase amministrativa. Essendo questo un bando di gara, non stiamo parlando di bruscolini, stiamo parlando di 177 milioni di euro per la gestione della raccolta dei rifiuti. Sicuramente, perché poi leggendo gli incartamenti viene fuori, è palese, le aziende che stanno partecipando, non avendo la potenzialità economica e tecnica per soddisfare tutti i comuni interessati, sicuramente faranno un consorzio e sicuramente in questo consorzio confluiranno tutte le varie aziende adesso interessate alla gestione della raccolta rifiuti nei diversi comuni dell'Aro 7 Bari. Questo che significa? Significa che la stessa Lombardi, come si chiama adesso ERCAV, per un accordo interno a questo consorzio gestirà nuovamente la raccolta rifiuti, però non lo possiamo dire, ma è così. Ma tutto questo che vi sto dicendo serve a farvi capire che nella lettura degli incartamenti che io stesso ho fatto, il centro raccolta è questo qui. Cioè verrà comunque non smantellato, ma mantenuto. Allora, questa slide che vedete e potete leggere sono i 7 comuni dell'Aro 7 Bari e quelli che sono i centri previsti nel piano industriale del servizio di igiene. Questo è stato estrapolato. Capurso, vedete, centro da allestire, ma da quello che so io già ce l'ha un centro ed è quello su Via Ognissanti, fuori dall'abitato. C'è la mare, assolutamente fuori dall'abitato, in luogo disperso. Noicattolo, zona PIP, perché ve lo ricordo, il CCR è un'opera complementare al centro di servizi, quindi al piano industriale, come tale può essere in zona artigianale o PIP.
Noi quattro, per chi è a conoscenza dei fatti, avevamo un altro centro di raccolta che è stato bloccato, nonostante fosse realizzato di recente, perché alla conclusione dei lavori non ha avuto il parere di igienico-sanitario per gli uffici che sono simili a quelli che verranno da noi. Quindi sono proprio certo di vedere quel che succederà da noi quando metteranno questo container destinato ad uffici, che ha le stesse caratteristiche di quello di Noi Cartano. Trigiano, vedete, è espressamente scritto da realizzare sulla strada Companare 100, quindi è esattamente quello che avete alle vostre spalle. Valenzano non risulta ancora attivo e, ultime notizie, lo vorrebbero fare vicino a una zona, diciamo, che è già inquinata perché c'è una zona di materiale ferroso, e quindi a Tigo si vuol fare un centro di raccolta. Come vedete, l'unico a ridosso, peraltro, di un punto sensibile, questo, anche questo è scritto nel piano industriale, che è una scuola e nelle immediate vicinanze dell'abitazione, è quello del comune di Trigiano, che a quanto pare vuole distinguersi, non so per quali motivi. Per la mondizia. Sulle caratteristiche, anche queste sono riportate nel piano industriale, vedete, io non ho trovato corrispondenza fra le caratteristiche del nostro centro in realizzazione con quelle che è descritto nel piano industriale, così come non le ho trovate corrispondendo alle norme regionali, ma questo è un discorso tecnico, vedremo. Allora, alla luce di queste considerazioni, il Comitato ha pensato di seguire due percorsi, uno della petizione popolare, richiedendo innanzitutto che quella delibera di giunta venga revocata, e l'altro che è un percorso che va un po' più avanti, ma è una cosa successiva, di dare mandato a un legale, se la petizione popolare non dovesse avere esito. Adesso apro il dibattito, quindi chi dei partecipanti vuole intervenire e mi vuol correggere o ci vuol correggere o vuole sapere ulteriori informazioni, può prendere la parola. Grazie. Signor, vuole parlare? Adesso è il momento. No, lui chiama a 10 metri l'abitazione. Allora. Perciò, allora non vogliamo soltanto poco fatto qua. Ma noi cittadini parliamo qualcosa o niente? E qui siamo tutti. Ma siccome avete dato tutto voi? E noi cittadini non comandiamo niente? Non parliamo niente? No, lo so. Apro io le gambe. Scusate, allora come avete notato? Allora, come avete notato, noi abbiamo cercato di studiarci le carte e di mettere in evidenza tutta una serie di situazioni che sono venute a creare, e mettendo in evidenza soprattutto il fatto che sono state prese le decisioni, non sappiamo nemmeno se motivate e supportate da un punto di vista tecnico, sono state prese le decisioni sulle nostre teste. E quindi torniamo al discorso del comitato, quantomeno di far sentire di più non la nostra voce isolata, perché la voce isolata non viene considerata assolutamente da nessuno. Tant'è vero che i nostri politici, quando abbiamo fatto la riunione ristretta, pure se hanno detto sì, ma vedi, forse l'ubicazione non è giusta, però ormai le decisioni sono prese, quindi così andiamo avanti e, fra virgolette, ce ne freschiamo di quello che dite voi. Quindi, il problema vero è proprio di creare un gruppo, un'entità che abbia visibilità nei confronti di questi enti. E sono d'accordo con la signora che dice che sono delinquenti, però giustamente se andiamo da soli davanti a questi qua, uno alla volta ci sparano. Se invece andiamo tutti quanti compatti, diventa difficile che ci possano sparare. E quindi quantomeno abbiamo la possibilità di dare addosso a chi ci abbiamo di fronte. Che l'obiettivo è proprio quello, cioè di sensibilizzare le persone che ci dovrebbero governare e dovrebbero fare gli interessi della signora, quantomeno a prendere in considerazione, a chiedere, guarda, forse stiamo facendo questa cosa qua, c'è qualche motivo a pro o contro, c'è qualche situazione. Noi abbiamo studiato le carte e dalle carte risultano anche delle situazioni poco chiare, che potrebbero essere anche confutate, cioè, o come si dice, cioè,
dove potremmo pure attaccare, diciamo, a dire delle azioni legali, però queste sono azioni che si vogliono fare in ultima battuta, perché si cerca di avere a che fare sempre con persone ragionevoli. Noi ci stiamo ponendo da persone civili che non vanno a fare manifestazioni o cercano di coinvolgere. Anche la sedia mancante di oggi è proprio là dove sta scritto, anzi, rappresentante del comune. E purtroppo, quindi, a questo punto sembra che è un discorso quasi tra di noi, ma non deve essere così. Quindi questo qua, e torniamo al discorso, quindi sensibilizzazione, coinvolgimento, cioè anche noi che andiamo avanti, se ci guardiamo alle spalle e vediamo che c'è qualcuno, ci conforta di più, insomma, quindi sapere che qualcuno ci protegge quando viene alle spalle fa bene alla salute per tutti, soprattutto nell'interesse comune di tutti, quindi diamoci una mossa e diamoci una mossa, se no gli altri fanno i cacchi loro. Sì. Grazie. Il problema è un problema molto molto serio, voi lo sapete meglio di me. È innegabile che è stato costruito un vestito addosso a qualcuno che ha voluto fare il principe e tutti i servetti e servitori che sono andati a fare in modo che questo vestito andasse a pennello. Con ciò che voglio dire che in pratica si sapeva già, seppur nascondendo, neanche la CIA e i KGB erano capaci di scoprire quello che questi stavano facendo. Tant'è che, ed è io che sono uno che mi interesso delle posizioni sociali della gente, non ho mai saputo niente che esisteva un'azione segreta così siffatta, che poi alla fine è venuta fuori e come è venuta non si è capito. Forse adesso qualche cosa stiamo cominciando a capire. E non a caso l'altra assemblea ho detto che mi sembrava strano che un fatto del genere veniva fatto all'ingresso di Trigiano e davamo subito l'impronta del paese che era sovvenzionato, costruito e fatto dalla Lombardia Ecologia, Mondizia. Non è manco pensabile una cosa del genere, ma come si fa, signori miei, a mettere un sito del genere all'ingresso di un paese che avrebbe dovuto perlomeno inserire, fin quando uno viene vede le scuole, dice è un paese dove si fa cultura, è un paese, ma quando vede la mondizia che premessa può farsi nella mente? Ma è mai possibile che questo non è stato preso in considerazione dai consiglieri, dagli assessori della precedente amministrazione? Nessuno ha detto niente e si è lasciato fare. Io non voglio andare a personalizzare o meno. Io parlo dell'azione politica, perché giustamente, come ha detto, questo è un fatto politico. Non ci sono altre scuse che vengano, che possono dire il contrario. E gli amministratori che stavano, che fine hanno fatto? Che perché non hanno parlato? Perché non hanno impedito uno scempio del genere? Qua la realtà è un'altra. La realtà è che si trovano invece alcune delibere per fare in modo che questo vestito veniva confezionato a dovere, esistevano. Altre invece no, perché evidentemente c'è stato qualcosa che non andava e chi mi capisce sa che cosa. E altre ancora che alla fine hanno dovuto assumersi questo onere di alzare la mano e dire va bene, si fa. Signori, questo è una schifezza. È inutile che ci nascondiamo. Qui c'è da fare veramente un corteo a Trigiano per questa cosa che è una goduria non indifferente. Non è possibile un fatto del genere. Qui non lo so se, io spero che c'è qualche amministratore che mi dà delle risposte in merito a questa vicenda e che mi sappia dire perché. Io spero che ci sia. Ma è normale un fatto del genere. E credetemi, io se l'avessi saputo da un cittadino qualsiasi, l'avrei fatto io il casino. Perché io amministratore sono stato. E quando ho fatto l'amministratore, ste schifezze non le concepivo proprio, non esistevano. Grazie.
concerne, per quanto concerne invece il prosieguo, perché poi bisogna dare i fatti e bisogna fare qualcosa di concreto affinché ciò venga impedito, perché questi se ne fottono, stanno andando avanti. Perché? Perché si avvalgono di certi aspetti che vorrei che venissero fuori e venivano manifestati e che si impediva di continuare a fare uno scempio del genere. Perché qui non è questione che ci si guadagna o non ci si guadagna, ci sono solo alcune persone che ci guadagnano, gli altri devono subire questo scempio e basta, non c'è altro. Qui non è della collettività questo sito, sono di alcune persone che vogliono far soldi e vogliono continuare a far soldi. Qui questo scempio è uno scempio che ci fa schifo, certamente. Quindi quello che io vorrei, perché non voglio entrare nel merito del comitato, che bene o male, nel bene e nel male, sta andando avanti affinché la cosa venga resa ancora più pubblica a tutti, è che praticamente, finalmente si vengono a fare dei provvedimenti seri affinché questo finisca. Io l'altra volta dissi di prendere in considerazione le delibere. Le delibere sono state prese. Ovviamente non tutte, io non ci so, manca molto, perché se quelle sono le delibere, non ci vuole niente, che un avvocato blocca tutto, tutto. Lì ci sono altre delibere che vanno insieme a quelle, che mancano, almeno da quelle che ho sentito, io non lo so se ci sono le avete. Pertanto direi di creare subito il presupposto di andare a muovere le acque nelle sedi competenti e da persone competenti. Sono certo che qualcosa uscirà fuori. È importante che si faccia. Io mi farò promotore, spero, comunque se sono consigliere o non sono consigliere, a me non mi interessa niente, perché quando voglio prendere una cosa mi assumo le mie... Non voglio fare nessuna campagna elettorale, non voglio fare nessun, perché io mi muovo pure quando non sono consigliere. Stia zitto e non dica chiacchiere. Non dica chiacchiere, non sto facendo nessuna campagna elettorale. Io sto dicendo che mi muovo anche quando non sono consigliere. E basta. E basta. Stia zitto e non attacchi le chiacchiere. Possiamo... A lei, perché sta insinuando. Per favore. Stiamo andando in barca a questa campagna. Allora, signor Cateri, scusate, per cortesia. Scusate, allora cerchiamo di rientrare tutti quanti nelle regole. Non attaccate le persone che mi vogliono. No, di me. Allora il discorso è. Che io non è quello che volevo dire, quello che sta dicendo lei. Non lo volevo dire. Facciamo campagna elettorale. Per favore, capisco che il momento è difficile, però facciamo un incontro. Scusate, allora posso dire una cosa? Io non conosco adesso chi è candidato, solo di no, lasciamo perdere, io ho detto, non lo so, non, quello che voglio dire. Quello che voglio dire, ci piace che ognuno possa dichiarare di prendere a cuore la situazione e le facciamo grazie e ringraziamo tutti quanti quelli che possono appoggiare questa situazione. Però adesso cerchiamo di concludere concludere il discorso, quindi andare a una decisione e sollevare una decisione. Questo facciamo intervenire anche gli altri. Sì, facciamo intervenire anche gli altri. Subito arrivano alla politica. Lasciamo perdere. No, vabbè, dai, manteniamoci. Allora, prego. Qua il problema serio alla fine, sapete qual è, Frigiano? Che la schifezza sta proprio in alcuni personaggi che quando è il momento che devono lottare incominciano a trovare scuse perché non si faccia la lotta. Dobbiamo lottare! Ok, questa è la verità. Mi sembra una proposta che ringraziamo, insomma, dell'idea. Che comunque non prendete in considerazione quelle che invece ho sostenuto. Di prendere gli atti che vi hanno dati, portateli da un avvocato, nominate un avvocato, io se volete mi metto a disposizione anche a fargli i servi e non a fare il politico, affinché questo scempio non venga realizzato. La ringraziamo. Ok, la ringraziamo. Per favore i prossimi interventi brevi.
che devo fare? No, grazie, non vi inquietate più di tanto, tanto alla fine non si risolve. Allora, in questa maniera però non aiutiamo la causa, va bene? Quindi vi chiediamo massima collaborazione. Non sanno manco che cosa dire. Dobbiamo avere un unico. Dobbiamo avere un unico e cerchiamo di essere compatti in maniera da far trasparire quantomeno un dia comune. Comunque io sono a disposizione veramente, non ho detto chiaro. La ringraziamo. Tre minuti. Noi siamo una parte. Silenzio per favore. Signor Cassano, gentilmente può raggiungere qui, parla sul microfono. No, non la sentiamo qua, perché poi parlano e non si sente. Venga qui, venga qui. La necessità di mettere in atto azioni giuridiche che salvaguardino il procedimento. Ed è quello che bisogna fare, non niente da fare. Noi abbiamo questo momento. Uno è dell'azione diretta del cittadino, attraverso lo statuto comunale. Quattro articoli che prevedono una procedura, la petizione, la revocazione della delibera in autotutela, eccetera. E questo va fatto subito. Però approfondendo dal punto di vista giuridico, se questa cosa che va fatta attraverso lo statuto mette, come dire, termine alla procedura. I tempi sono dei costi. Seconda cosa, noi abbiamo fatto delle iniziative, abbiamo detto delle cose, ci sono siti alternativi che si possono mettere in campo, si può fare, perché hanno fatto la variante al progetto. Allora, qui si lascia tutte le cose che vogliono fare, gli alberi, il parco, la fermata dell'autobus, il centro raccolto, una via di carbonato, c'è spazio adeguato, si può fare. Si può fare, si va alle conferenze, si modifica. La parte dell'amministrazione uscente ha detto sta facendo campagna. Si modifica. Io non sto in un'ambiente. Sono 10 anni, sono 10 anni. Bravo. Prego, per favore. Bravo. Ecco, ci hanno detto prima, non aiutate. Possiamo uscire da questa logica, per favore, signora. Se lei poi vuole intervenire, avrà lo stesso modo. Se vuole intervenire dopo, potrà parlare. Signori, io non sono più consigliere, più niente, da te, finalmente. Io non sono candidato, stai dicendo una sciocchezza, signori. Stai dicendo una sciocchezza, io non sono niente. Andiamo avanti, comunque chiunque può intervenire. Allora, se qualcuno ha qualcosa da dire, venga a dirla tranquillamente, altrimenti qua stiamo a fare un dibattito adesso uno a uno che non porta a nulla. Lo sa quando non fate denuncia al signore, non venga a parlare di sé storia, signore. Le mie mani sono pulite, arci pulite. Dopodiché, ripeto, c'è da verificare la possibilità di fare delle soluzioni alternative, e quello è il profilo politico istituzionale. Andare al comune, continuare ad andare al comune, perché stanno convocando il consiglio di nuovo, dove domani c'è il consiglio, per fare altre cose. Hanno fatto un'altra variante, uno strumento urbanistico sulle lame, e l'hanno fatto, non è detto che non si possono fare dei provvedimenti. Questo è un provvedimento a salvaguardia della salute dei cittadini, e lo fa, si può fare. Se qualcuno ha sbagliato, riconoscendo l'errore, si aumenta la propria capacità di ascolto da parte dei cittadini. Quando si sbaglia, bisogna prendere atto che si sbaglia. Qui se è stato fatto un errore, ripeto, forse anche con una fede a fare qualcosa. Però il centro raccolto andava a fare, è arrivato con 3-4 anni di ritardo rispetto alla procedura. Dopodiché, ripeto, la procedura è proposta di petizione, revoca della delibera attraverso lo strumento dello statuto comune.
partito 5 anni, 51, 52, che avrebbe tutta una serie di interventi diretti. Dopodiché, con l'avvocato, con un legato, vi fa seguire da questo punto di vista. Si può modificare questo, senza che si facciano danni, andando a compensare le spese che eventualmente ci saranno da parte di qualcuno, però si può fare secondo il mio punto di vista. Andando in conferenza di servizio, sono andato anche in conferenza di servizio a verificare le cose. Poi ogni ciascuno in conto di fatto un errore di valutazione rispetto a quello che forse era l'oggetto dell'intervento. Chi vuole intervenire ancora? Signora, lei voleva dire qualcosa? Che dobbiamo dire? Che abbiamo detto già prima. Va bene. Va bene, va bene. Allora, io vorrei concludere facendo un intervento, cercando di farvi capire qualcosa di importante. Allora, purtroppo noi avremmo voluto avere le persone in piedi perché le sedie dovevano essere tutte occupate. Questo dà il senso di quanto poi effettivamente può essere il contributo che ognuno di noi può dare e che deve dare in questo senso. Perché normalmente noi cerchiamo di, anche inconsciamente, di demandare le cose alle persone, anche negli stessi interventi che si sono fatti. Ognuno dà dei consigli e il salto di qualità va fatto con l'intervento personale. Ognuno di noi deve metterci del proprio per cercare di avere una coesione di intenti e avere il più grosso numero di persone che intervengono in questa situazione. Allora, noi che cosa chiediamo? Innanzitutto il comitato non è un comitato chiuso, il comitato è aperto ai cittadini, a tutti quelli che vogliono intervenire. Proprio all'inizio della serata mi si è stato presentato da uno dei componenti del comitato un altro signore che diceva di non sapere di che cosa si stesse parlando, si aveva sentito dire, ma lui ha avuto il merito in questo caso di venire qui a ascoltare che cosa stessimo dicendo. Allora io quello che vi dico è, voi che siete qui adesso, intervenite direttamente. Noi ci riuniamo sempre una volta alla settimana. Gente che ognuno di noi ha degli impegni, però lascia uno spazio di tempo per coinvolgere anche gli altri, cercare di avere il più grosso numero di partecipanti, perché più siamo e meglio stiamo. Non è una frase fatta, ma è così. È così. Allora l'invito che io faccio a tutti quanti è quello di partecipare. Di partecipare in prima persona e di coinvolgere, perché se noi tutti quanti portassimo una persona, già saremmo il doppio. Allora uno sforzo va fatto in questo senso. Un'altra cosa che noi stiamo facendo e della quale io vi prego di partecipare, non so se voi avete avuto modo di vedere, alcuni balconi hanno delle lenzuola stese. Questo serve a mo' di protesta per far capire a chi ci governa che noi non siamo fermi assorbiamo tutto quello che ci viene imposto dall'alto. Anche lo stendere solo un lenzuolo fuori è un segno che loro comunque sono costretti a percepire. Allora l'invito è, tutti quanti noi stendiamo un lenzuolo fuori. Una forma di protesta silenziosa ma altrettanto valida. La protesta delle lenzuola bianche, cerchiamo di metterla in pratica. L'ultima cosa che vi chiedo di fare, e questo poi serve effettivamente e subito, è che uscendo noi abbiamo messo un incaricato su a raccogliere le firme per questa petizione. Non è niente che pregiudica nessuno, è solamente una testimonianza che viene rivolta nei confronti del governo di questo paese. Per cui firmare non succede niente, succede solamente che noi abbiamo un potere contrattuale nei confronti di queste persone. Per cui io l'invito che vi
calorosamente vi porgo è quello di firmare e di essere presenti, coinvolti in quello che noi stiamo facendo. E poi vi invito nuovamente, noi ci riuniamo ogni settimana, chi vuole partecipare, la riunione è aperta a tutti quanti, perché una idea in più può servire, può comunque servire sempre. Chi vuole? C'è l'avvocato Ferrelli che ha chiesto la parola. Piccolo contributo. Personalmente sono dispiaciuto e non volevo intervenire in questa occasione proprio per evitare di alimentare quel contesto di conflittualità politica che in questo periodo elettorale ovviamente anima il dibattito politico, e quindi magari il contributo che qualcuno potrebbe dare potrebbe essere frainteso come abbiamo avuto occasione di verificare. La problematica del centro di raccolta, devo dire la verità, no? È sintomatica di un modo di coinvolgimento delle comunità e dei territori che purtroppo avviene sempre a posteriori e non a priori, non a monte. No? Io condivido diciamo tutte le perplessità che sono venute fuori da questo dibattito. È la prima volta che mi affaccio, ho sentito che, anche se Franco me ne aveva accennato, credo che avevamo avuto opportunità di scambiare delle opinioni. Io in questa legislatura ho avuto un impegno come in un partito che faceva parte della minoranza e che ha espresso il proprio disappunto rispetto alla variante urbanistica che ha generato poi il centro di raccolta. No? Io vorrei soltanto significativamente però evidenziare che è abbastanza semplice attribuire le responsabilità alla politica, no? Rispetto a dei provvedimenti che appaiono, diciamo così, non condivisi. Dobbiamo partire da una banalissima considerazione. No? Nel momento in cui ci fu l'aggiudicazione, l'appalto per la raccolta differenziata, no? Una delle questioni importanti, come diceva Franco, e discriminanti, devo dire la verità, per coloro che avessero avuto in animo di partecipare a questa gara, era proprio il centro di raccolta. E sul centro di raccolta credo che in consiglio comunale o nelle commissioni relative che aveva poi predisposto il bando, no, abbiamo avuto occasione di scontrarci o di confrontarci, perché erano previste, no, tutta una serie di prescrizioni. Centro di raccolto è un momento non occasionale, è un momento importante, tant'è che il contratto stesso prevedeva che dovesse essere realizzato entro 6 mesi dall'aggiudicazione dell'appalto. No? Considerate che l'appalto è stato affidato nel 2012, se non ricordo, stiamo parlando, no, questa amministrazione fu eletta nel 2011, in estate del 2011 generammo il confronto sui punti cardini della gara d'appalto, poi fu espletata e credo che nell'aprile del 2012, maggio del 2012, fu affidata questa gara qua. Ora, entro 6 mesi avrebbe dovuto essere realizzato. Stiamo parlando del 2012, quindi entro la fine del 2012 doveva essere realizzato, sono passati 2013, 2014, 2015, siamo arrivati praticamente alla fine della legislatura. E questo centro di raccolta ha visto la propria luce. Ora, è un peccato che il dibattito relativo sia nato solo ed esclusivamente a ridosso di una consultazione elettorale, doveva nascere prima. Io condivido, no? E sono stati una delle motivazioni che noi abbiamo portato, il gruppo di cui le minoranze, no?
dell'epoca non hanno condiviso e quindi hanno votato contro, no? La variante urbanistica che poi ha portato all'individuazione in quel sito, no? del centro di raccolta. Ma tra le varie motivazioni, che adesso non è che vi sto qui a specificare, perché sicuramente fanno parte non soltanto dei verbali della commissione relativa, ma anche del Consiglio Comunale, perché anche in Consiglio Comunale abbiamo avuto un dibattito abbastanza acceso, no? tra chi riteneva che quel sito risolvesse due problemi contemporaneamente. Un problema che riguardava la circolazione, no? E quindi quello che significava per Trigiano il transito al mattino o nella tarda mattinata, allorquando i pullman portano e prendono i ragazzi e quindi si genera una difficoltà di transito che, posizionando diciamo così, l'area per la sosta in quello o nei pressi del centro raccolta, si andava a risolvere. Diceva che era lo zuccherino rispetto alla prospettazione di un centro raccolta in quel sito. Diciamo che lasciatemi utilizzare un termine molto dolce, eufemistico, è sicuramente singolare che in una strada di grande comunicazione e che a ridosso soprattutto del centro abitato si realizzi un centro che è probabilmente importante, sicuramente importante da un punto di vista di un servizio che alla collettività deve essere reso, tant'è che è reso obbligatorio e particolarmente intenso nel contratto stesso, ma diciamo che l'individuazione del sito, no, è un fatto non politico, perché nella, e qui voglio, non dico che voglio salvare la politica perché non mi riguarda salvare la politica, no? Sono scelte, ma lì è stata generata, come qualcuno di voi ha letto, una commissione che è fatta di tecnici che avrebbe dovuto effettuare valutazioni non di carattere politico, ma di carattere tecnico, di carattere igienico, di carattere sanitario, che avrebbero dovuto indurre, no, nel rispetto della legge e delle opportunità, no, di andare ad individuare questo sito. Ora, che cosa, partendo dal presupposto, no, che diciamo così, una serie di atti amministrativi sono stati generati, no, dalla maggioranza. A me personalmente fa piacere aver ascoltato stasera il Michele Cassano, no, che riferiva di un errore, no, che si può anche fare in buona fede, perché, voglio dire, credo che ancorché lui personalmente non ne abbia responsabilità, però se c'è una responsabilità politica attribuibile a qualcuno o a qualcosa, sicuramente l'assessore di riferimento, no, dell'epoca, e quindi a quello dell'assetto del territorio, sicuramente era espressione del partito politico di cui Michele Cassano fa parte, quindi della maggioranza di cui fa parte, quindi voglio dire, se c'è una individuazione di responsabilità politiche, sicuramente quella è collocabile, però, no, partendo da questo dato, io credo che sia opportuno oggi, no, non arrovellarci nella individuazione delle responsabilità, no? Perché, voglio dire, si può pure commettere un errore, ma nel momento in cui, no, diciamo così, le perplessità o le critiche vengono portate in maniera così copiosa all'attenzione della politica, e beh, io credo che a questo punto, attraverso degli strumenti, bisogna pure generare una soluzione che faccia coincidere gli interessi di un servizio con gli interessi della gente, che deve ovviamente subire, no, una sorta di pregiudizio. Io, visto e considerato che esiste un problema di fondo che nasce dalla base, no, e che avrebbe dovuto invece essere preventivamente portata, diciamo così, doveva essere preventivamente coinvolta, portata a partecipare ad una scelta del genere, io mi permetto di immaginare che, piuttosto che, sicuramente è indubitabile che io sia uno dei firmatari di quella,
di quella petizione, ribadisco perché comunque sono, ho avuto occasione nei contesti appropriati di portare il mio punto di vista, il punto di vista del partito di cui faccio parte. Però quello che voglio dire, forse è opportuno, no? Che riunioni come queste, che assemblee come queste, abbiano la capacità di far venire fuori, no? Una soluzione che non sia soltanto una soluzione di protesta, no? Ma sia una soluzione di proposta, perché è di tutta evidenza che quando si va poi alla politica, no? Io non discuto, forse non è chiaro il concetto, diciamo siamo sulla stessa linea. Per concludere, giusto per spezzare un po' e conciliare un po' tutte le situazioni. Allora, il mio contributo era questo, no? Il mio contributo propositivo, perché vorrei ricordare a qualcuno, no? Che probabilmente pensa di essere il proprietario di Trigiano, che anche io abito in questo quartiere e che anche io quindi subisco il pregiudizio. Quindi prestiamo un attimino attenzione qui, che non è che qualcuno può avere la pretesa di credere di essere leso solo ed esclusivamente perché ci abita vicino, perché qui stiamo parlando di una lesione che riguarda la collettività, la comunità, perché chiunque attraversi questa strada e come biglietto di visita si trova un centro di raccolta, no? Diciamo che sicuramente la comunità non ci fa una bella figura, forse, presumibilmente, siccome io credo di essere sono uno che mi sforza di dare il proprio contributo, da questo punto di vista dicevo che se è possibile la protesta, no? Che è un segno di manifestazione, di non condivisione, ma la proposta che è un segno di utilità della protesta. Grazie. Allora, ringraziamo l'avvocato Perrelli, poi passo subito la parola a Mastro Leonardo, però volevo fare un inciso, Vito, consentimi. Io nella delibera di Consiglio Comunale non ho visto nessuna nota contro l'approvazione, perché probabilmente sei uscito per altri motivi, però oggi era stato convocato e aveva dato presenza, la disponibilità, uno dei vostri esponenti, perché io vi ricordo che adesso siete in maggioranza, quindi come forza politica io gli ho detto, a me dispiace che lui non sia intervenuto, ma visto che lui non aveva niente a che fare con tutto quello che è la procedura, mi sarebbe interessato il tuo punto di vista, perché adesso sei assessore all'urbanistica. Allora, come assessore all'urbanistica, siccome io come tecnico in tutta la procedura non vedo un parere dell'ufficio tecnico se non il primo negativo, e il secondo dato solo dall'ingegner Rubino, quindi io non vorrei dire che l'ingegner Rubino è come il dottor Crocitto, bandierina al vento e l'abbiamo visto, ma io mi aspetterei che un nuovo assessore all'urbanistica, prima di dire sì con una delibera di giunta, dica: scusate, possiamo acquisire un parere da parte dell'ufficio tecnico, nero su bianco. Possiamo sempre chiederlo, possiamo averlo questo parere, ad oggi io non lo vedo. Quindi questo è il piccolo contributo che chiedo come forza di maggioranza attuale. Per favore evitiamo i riferimenti politici, partitici gentilmente. Buonasera a tutti, io non sono qui per farmi campagna elettorale. Qualcuno ha sbagliato il luogo. Sono qui come cittadino che subisce un procedimento di un'amministrazione. Volevo chiedere all'avvocato Perrelli in particolare, il giorno 14 aprile 2015, mentre in Consiglio Comunale si discuteva del centro comunale di raccolta, della sua approvazione e dell'immediata esecuzione dei lavori, quali erano gli impegni che l'hanno portata ad uscire prima della votazione? Volevo ricordare invece alle altre persone che hanno parlato che in entrambi gli schieramenti ci sono consiglieri comunali che hanno votato all'unanimità questo schifo. All'unanimità, i nomi li farò in conferenza quando ci sarà convocata la conferenza a 21.
Sì, scusa, non ho termino, mi basta soltanto altri 30 secondi. Quindi, prima di rimbalzare la palla a destra e sinistra tra le due mega coalizioni di centinaia di candidati, pensate al danno che avete fatto a questo paese, alla responsabilità che avete dato a un comitato di cittadini che deve difendersi con un'azione legale da una decisione presa in consiglio comunale all'unanimità. A nessuno è venuto in testa di dire: ma questa cosa non potrebbe influire negativamente sulle scuole, sulle abitazioni? Non gliene frega niente a nessuno. E non è vero che le petizioni in consiglio comunale vengono accettate sempre. Noi, non dico il partito politico, tanto ormai, però con il mio gruppo di Cittadinanza Attiva, prima che diventasse partito politico, abbiamo presentato numerose petizioni, anche di 200 firme, che non sono state neanche guardate. Quindi lo strumento c'è, ma non viene applicato, come al solito, un'amministrazione sorda. Detto questo, ricordatevelo il 5 giugno e ringraziate chi ha approvato questo schifo. Quella... Sì, ma ho riassunto in 2 minuti quello che tu hai detto in 10 minuti. Vabbè, dai, ti ringrazio. Allora io non posso parlare, gli altri sì. Hai parlato 10 minuti. Abbiamo da votato. Per favore. Allora, io chiuderei la serata. Però, ricordando... al di là di quello che diciamo... Ricordando che il 27 del corrente mese è previsto un incontro dibattito tra i candidati sindaci, a cui avete modo di partecipare e porre le domande. Quindi a qualche consigliere o candidato, probabilmente avete sbagliato sede. Mi auguro che questo contributo continui, perché il comitato, ho detto, non si ferma, la petizione è già pronta e stiamo raccogliendo le firme, ma l'azione legale, idem, sta andando avanti. Quindi io mi auguro soltanto, e ho detto, che qualche forza... Stiamo in una fase particolare. Dopo il 5 giugno probabilmente. Grazie della partecipazione e buona serata a tutti.